Il viaggio in giro per il mondo di Simone Piccini è arrivato anche a Pontebugiano, dove è stato presentato il suo primo libro che rievoca questa straordinaria impresa. Raccontaci della tua esperienza di questo viaggio, cosa ti ha portato più che altro a mollare le dinamiche quotidiane di vita per partire per un mondo sconosciuto, come dici tu nel tuo libro, un viaggio dentro al mondo. Una routine che non mi dava più nessun tipo di soddisfazione, quindi stavo, secondo me, sprecando il tempo facendo cose che non mi davano più nessun tipo di voglia di continuare a farle, stimoli. E quindi una mattina mi sono svegliato e mi sono detto che l'unica soluzione sarebbe stata quella di partire per vedere il mondo. E poi alla fine l'ho portata in fondo, stando fuori 2 anni, senza prendere neanche un volo, quindi è stato un viaggio, diciamo, non così semplice, però di una soddisfazione incredibile. Mi hai raccontato che dal 14° mese della tua esperienza hai deciso di cominciare a scrivere il libro Wandering, Viaggio dentro al mondo. Se ce lo fai anche vedere, questo è il primo libro di Simone Piccini, il suo primo libro. Cominciato dopo 14 mesi e terminato poi? Sì, ho cominciato a scrivere il primo giorno della nave cargo. Mi sono ritrovato a dover attraversare il Pacifico per 33 giorni, quindi ho detto, ma proviamo a vedere se scrivo un libro. E i primi 14 mesi sono stati durante quel mese lì, poi è stato terminato durante la traversata dell'Atlantico, dopo aver fatto circa 8 mesi in Sud America. È arrivato in Italia, era pronto e ho deciso di pubblicarlo. E adesso, Simo, che sei in Italia, che programmi hai? Dovremmo di nuovo salutare il nostro amico Simone? Rimani con noi ad Arezzo? Cosa vorrai fare? Rimango a Arezzo per un paio di mesi, me la godo come non me la sono mai goduta in vita mia, e poi ripartirò perché, legata al libro, c'è un bel progetto di volontariato, perché vorrei tornare a Medellin, dove ho passato un mese, e aprire un ostello per i ragazzi della Comuna 13 di Medellin, legata a una scuola calcio che è nata per togliere i bambini dalla strada. Quindi c'è, cioè, una cosa che per ora è in testa, che però cercherò di fare con tutte le mie forze. E sempre a Pontebugiano c'è stato un particolare intermezzo con l'acroyoga, una disciplina per sperimentare la gioia del volo e cambiare punto di vista, grazie all'insegnante di yoga Sonia Scaramucci. Oh,